Silvestrone, come l'ha conosciuto? Ho incontrato Andrea la prima volta in comune in occasione di un riconoscimento che aveva avuto a livello sportivo insieme a Bruna D'Albenzio, la sua coach, che lo aveva accompagnato, e da subito si era creata si era creato un rapporto amicale. Andrea era empatico, Andrea era veramente un vulcano. Nonostante la sua difficoltà legata a questa malattia che lo aveva colpito da giovane, lui era sempre prodigo di insegnamenti per gli altri, dava dimostrazione di grande forza e soprattutto ribatteva spesso sul valore della vita, sull'importanza della vita. E negli anni poi questo rapporto istituzionale è diventato sempre più amicale, tant'è che tante erano le occasioni in cui si scherzava insieme, le occasioni in cui anche sportivamente ci siamo incontrati e anche scontrati sul campo da tennis. Proprio di recente a Natale, quando in occasione del Gran Galà gli abbiamo riconosciuto l'ennesima targa, e lui ha voluto lanciare un messaggio dal palco e scherzosamente gli avevo chiesto la rivincita. Purtroppo, come ho detto in questi giorni, non ci sarà modo di rivederci fisicamente, ma porterò Andrea e i suoi figli nel cuore per sempre. Per Montesilvano, che questa tragedia cos'è? Certamente lo conoscevano in molti, in parecchi. Sì, Andrea era conosciuto da tutti, era sempre presente alle manifestazioni in cui si era chiamato, sia di carattere musicale ma soprattutto di carattere sportivo. Spesso era presente in giuria alle manifestazioni che Paolo Minnucci teneva in città, ma non solo queste. Tante trasmissioni, peraltro televisive, lo vedevano ospite proprio per i messaggi che lui riusciva a mandare. E la città si è stretta e si stringe ovviamente al dolore della famiglia. Adesso quello che c'è da fare è sicuramente ricordare, come giusto che sia, Andrea e i suoi figli che purtroppo non ci sono più, ma soprattutto quello di stare vicino a Barbara e soprattutto pregare affinché Diego possa tornare quanto prima appunto con la mamma e con noi.